Tutti, bentornati sul canale. Eccomi qua con un'altra spesa. Questa è una spesetta, spesuccia fatta mezz'ora fa. Praticamente fuori piove e vabbè. E quindi vi faccio vedere queste quattro cose che ho comprato perché voglio fare la crema pasticcera. Quindi ho comprato le uova per fare appunto la crema. Io nella crema ci metto anche un po' di panna, quindi qui c'è la panna fresca. E qua c'è il latte, naturalmente. Quindi queste sono le cose che mi serviranno per la crema. Qui ho l'amarena Fabbri perché è periodo anche di vabbè, zeppole, bignè, gelato, e a me piace mettere l'amarena qua sul gelato come ci suggerisce l'immagine. Qui c'è una cosa, vabbè, che mi serve per la cucina, ovvero l'olio extravergine di oliva, questo qua di Filippo Berio, quindi italiano. E poi qui davanti abbiamo il succo di limone, che è molto comodo, ma sia per cucinare, ma anche a me piace metterne un pochino nell'acqua tonica. E così, anche se non ho il limone fresco, uso questo. Qui c'è questo che è il formaggino che si spreme, insomma, questo è un tubetto di formaggio ed è il formaggio con l'erba cipollina. Qui abbiamo il riso, questo qua che si fa al microonde, è comodissimo, a me piace utilizzare il riso come contorno. Qua poi ho le fragole, le belle fragolotte e i mirtilli. E qui c'è l'oaker, c'è una confezione di l'oaker alla nocciola. E qua abbiamo la farina di riso che non mi serve per la crema, ma questa la trovo ottima per fare la pastella. Se voi, non so, usate delle patate, quelle dolci, e fate una pastella con la farina di riso e poi le friggete, le mettete al forno, insomma vengono belle croccantine. Insomma, mi piace molto questa farina per fare questa cosa. E qui poi ho il porridge, il solito porridge che compro io, questo qua. Insomma, io faccio il porridge per la mattina con un po' d'acqua, non ci metto il latte. E qua poi c'è quest'altra cosa che è un tappetino che io ho comprato, ve lo faccio vedere, presto ci farò un video, vi faccio vedere come si fanno questi bei centrini da applicare poi alle torte. E quindi questo è un nuovo tappetino che ho comprato perché ne avevo uno più piccolino, questo insomma mi sembra più adatto allo scopo. E quindi niente, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao ciao!